oltre 200 eventi divisi in 6 aree tematiche all'interno delle quali trovare gli stimoli più adatti ai propri gusti, dalla tecnologia all'arte, ai percorsi, alla scoperta delle tracce della storia della scienza tra le strade e i palazzi di Firenze. Dal 4 al 6 aprile la città ospita il primo festival dei bambini. Se Firenze va bene ai bambini, va bene a tutti, perché dietro un bambino c'è una famiglia, ci sono i genitori, ci sono i nonni, c'è un sistema, c'è una città che si organizza. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, le sezioni in cui è declinato il festival sono abbraccio per imparare ad accettare le altre culture e la diversità, ascolto fatto di concerti e letture, cresco con laboratori su mestieri e artigianato, gioco su sport, danza e giochi di squadra, guardo su cinema e teatro e scopro che riguarda storia, arte e tecnologie. I bambini partecipano, creano, danno il senso della loro vita e anche attraverso una relazione con gli adulti che non vuole essere per noi qualcosa di verticale, di calato dall'altro, bensì qualcosa di condiviso, quindi di un grande senso di appartenenza e, come dicevo prima, di comunità. Sul sito www.festivalbambini.it è possibile consultare il calendario completo e iscriversi ai diversi eventi.